Registro questo appello davanti a un ospedale di comunità che abbiamo appena inaugurato, il secondo di Regione Liguria, i primi che aprono credo in Italia, per dire che l'attività di questo governo, la programmazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, soprattutto quello della sanità, il piano di ristrutturazione dei nostri ospedali e poi ancora le molte cose da fare in termini di infrastrutture, e la Liguria ne sa quanto bisogno ne abbiamo, non si possono interrompere per i capricci, per la vanagloria, per gli interessi di un partito. Quello che è accaduto in Parlamento in questi giorni non risponde alle esigenze del Paese, lo dico da governatore della Regione, e spero che tutti i governatori d'Italia, come hanno fatto anche gli amici sindaci, si appellino al Presidente Draghi perché ripensi ovviamente le proprie dimissioni, e si appellino soprattutto a tutti i partiti che hanno senso di responsabilità, senso dello Stato, senso del dovere, senso della necessità di dare governo in un momento così difficile a una nazione, per offrire i propri voti al proseguo dell'esperienza di Draghi, perché questo Paese non può, tra guerra, crisi energetiche, pandemia, rimanere senza una guida ed andare ad un voto che ne comporterebbe necessariamente un lungo periodo di stallo. È giusto votare, si voterà quando la legislatura finirà e quando avremo messo in sicurezza i cittadini italiani dal Covid e gli investimenti del Paese dal PNRR, che potrebbe con questo finire.